La Soccer Dream di Parabita riprende alla grande la propria attività sportiva dopo la breve pausa estiva. Presso la struttura polivalente dell'Effort Sport Village, Pasquale Bruno, Ernesto Cavieche Matton e Roberto Rizzo, assieme agli altri componenti dello staff, hanno dato il via alla selezione degli allievi, nonché alle altre attività connesse alla scuola calcio. La Soccer Dream e quindi il centro Effort mirano ad essere un punto di riferimento per la formazione sportiva e calcistica non solo del Sud Salento, ma dell'intera provincia di Lecce. Ai nostri microfoni Pasquale Bruno, ex tra le altre di Juve e Torino. Prendono il via queste puntate a cura del Corriere Salentino di Sport Puglia dedicate alla Effort. Quest'oggi siamo con Pasquale Bruno e inizia, se vogliamo, questa fase di selezione per il campionato degli allievi. Sì, scouting, perché Cavierci Vanton ci ha chiesto di fare selezioni, di fare una tipo Academy, una squadra di selezionati, e quindi oggi era il primo giorno e siamo ben contenti di aver avuto tanta gente, quindi speriamo di... Lo ripeto, il nostro obiettivo è di far diventare calciatori ragazzi che possano ripercorrere le nostre orme, dai, le orme di Pasquale Bruno, di Miccoli, di Conte, di Causa, di tanti ragazzi salentini, quindi lavoriamo per il territorio. Ecco, diciamo che a questi ragazzi non mancano i consigli, per l'attacco Chematton, per la difesa Pasquale Bruno, non stanno messi malaccio. No, però loro si devono un pochino avere più fame, lasciare magari da parte un po' la PlayStation, dedicarsi di più al calcio, perché prima di tutto gli fa bene alla salute, quindi stare in mezzo stare all'aria aperta, allenarsi, però parliamo di una generazione totalmente diversa dalla nostra, quindi sono discorsi anche noiosi alla fine. Parliamo però un attimo di genitorialità legata al calcio, si parla tanto di questi genitori che stanno un po' addosso in maniera un po' ossessiva forse ai figli rispetto al calcio. Diciamo, è cambiato un po' tutto il mondo, no? Noi prima eravamo più liberi perché poi c'era meno problemi, adesso è lo sviluppo, il progresso ha portato tanto benessere, e quindi di conseguenza quando c'è tanto benessere c'è meno voglia, c'è meno fame. Parliamo un po' della Effort di Parabita, come centro sportivo sta crescendo tanto, la scelta anche vostra di avere qui la vostra scuola calcio. Sì, grazie al proprietario, a Vinci, che ha fatto una struttura spettacolare, perché poi questo è anche un centro tecnico federale, quindi il lunedì si allenano le nazionali, è un punto di riferimento importante, però sta a noi poi non deludere la gente, perché noi vogliamo lavorare con professionalità, che è l'unica medicina che io conosco, è la professionalità per fare un buon lavoro. Quindi io, Robertino Rizzo, Chevanton, ci mettiamo del nostro per far rendere al massimo questa bellissima realtà. Per le vostre vacanze, vostre, di anche Chevanton, avete già preso il volo con la bicicletta quest'anno oppure no? No, la bici è sempre... la mountain bike è una passione incredibile. Oltre al calcio non pensavo di innamorarmi di un'altra realtà sportiva. Questa realtà, la bicicletta, è veramente un piacere, anche perché poi abbiamo dei percorsi qua in Puglia favolosi.